Amici 3B Meteo, benvenuti a questa nuova edizione del TG di 3B. Partiamo dall'immagine del satellite, ci mostra parecchie nuvole sul Mediterraneo centro-occidentale. In Italia la nuvolosità è più compatta al nord, soprattutto sulle regioni di nord-ovest, mentre al centro-sud non mancano anche delle parziali schiarite, tra l'altro con temperature al centro-sud che continuano a essere particolarmente miti per il periodo. Cosa accadrà nelle prossime ore? Saranno sempre le regioni di nord-ovest quelle che vedranno le piogge un pochino più diffuse, nel resto dell'Italia probabilità di pioggia piuttosto bassa, ma comincia ad arrivare qualche pioggia in Sardegna e in Sicilia per tutte quelle nuvole che abbiamo visto sul Mediterraneo centro-occidentale e che poi nella giornata di domani arriveranno a interessare gran parte del nostro paese, quindi ci attende un giovedì con nuvole da nord a sud, le piogge che tornano in maniera più diffusa anche nelle regioni centro-meridionali, soprattutto comunque sul versante tirrenico, dove non escludiamo anche qualche temporale. Attenzione anche ai venti, perché soffieranno sostenuti sempre dai quadranti meridionali, quindi per il momento clima ancora mite. Attenzione poi però alle giornate di venerdì e sabato, perché passa una nuova perturbazione piuttosto intensa, porterà maltempo stavolta al centro nord, riportando tra l'altro anche tanta neve sull'arco alpino. Comunque le temperature non si abbassano di molto e quindi la neve cadrà solo a quote medio alte. Con questo è tutto, ma per rimanere aggiornati vista tutta questa variabilità scaricate l'app gratuita di 3B Meteo.